Ragazzi, Segugi in arrivo! Segugio distrutto! Nave da lancio! Ecco! Pacificatore di vita! È un bot! Altro cerchio distrutto! Cazzo sì! Ho tirato pressione iniziata. A terra! Kestrel! Mettete alla prova la mia pazienza! Ok, gli abbiamo fatto male. Abbattetelo! Kestrel distrutto. Dobbiamo raggiungere quel capanno. Che c'è nel capanno? Un paio di mule. Promette proprio bene. Attenzione, c'è un'altra eruzione di vento! Di già! Dirigiti al burrone. C'è riparo tra qui e il capanno. Dobbiamo muoverci. James è circondato! Che facciamo? Dividiamo il loro attacco. James, che parte preferisci? Noi a sinistra, Kate, Dell a destra! Ce l'ho!
Cercate di aprirlo! Il cancello è aperto, venite! Sì, la giustizia! Serve una mano qui! Abbassati! Guardiano! Ok, attraversiamo il cancello! Dobbiamo raggiungere quel capanno! Qualcuno mi aiuta! Lo Stormwall è qui! Via, via! Siamo quasi! Sì,
circondato. Ovviamente. Sta bruciando tutto. E la tua casa, beh, è distrutta. Non mi piace fare questo. Ma se non vieni fuori, immediatamente. Non mi assumo la responsabilità di cosa può succedere. A te o a tuo figlio. Di fuga! Li abbiamo sempre alle calcagna! Sì, James, l'ho notato. Guida e basta! Che cazzo è quello? La reazione esagerata di Jin! Si chiama Vulture! Sexy, vero? James, attento alle bombe incendiarie! Apri la strada! Dove andiamo? Fort Revol! Il sito storico! Non c'è niente lì! Non conta quello che c'è lì, ma quello che ci sta sotto! Reggiti! James, attento! Questa moto è d'epoca! Aspetta, ti preoccupi per la moto! Ehi, il Vulture è tornato! Occhio, sta cercando di darci fuoco! Seminiamoli sotto gli alberi! James, attento agli alberi! Che pensi stia facendo? Occhio! Oh, brutta situazione! Tieniti forte là dietro! Ci siamo! Questa moto non reggerà un altro atterraggio. Ancora la moto! Non reggo un altro atterraggio come quello. Bombe incendiarie! Attenti! Oh merda, attento! Più avanti. Bene, siamo al sicuro. Il tunnel crolla! Quel Vulture sta bombardando la montagna. Dai! D'accordo, ne ho abbastanza di questa merda. Dobbiamo abbattere quel coso! Colpite i motori! Ancora finito, colpite i cannoni! Forza, papà, tira giù quel Vulture! Wow, prendo io!
nucleo del motore è vulnerabile. È la nostra occasione. Capsule! Andiamo a piedi. Pensi che lo sciame sia in quel forte? Chi? Lo sciame. È così che li chiamiamo. Lo sciame? Ok. No, non credo. Dobbiamo oltrepassare il forte per arrivare alla miniera di Osmium abbandonata. Perché? Perché? Perché i GOG ci hanno scaricato qualche migliaio di locuste morti dopo la guerra. Se questo sciame ha a che fare con i vermi, lo scopriremo lì. Adesso andiamo. Marcus, questo cimitero delle locuste, ci sei stato? Una volta, 25 anni fa, la madre di James e io andammo a supervisionare lo smaltimento. I corpi di quei vermi erano completamente ricoperti di quella merda cristallina, praticamente indistruttibili. Quindi li hanno sigillati e se ne sono andati. Ok, devo chiedertelo. Pensi che le locuste siano tornate? Ancora non lo so. È uno dei vantaggi dell'essere vecchio. Non devi per forza avere un'opinione su tutto. Si alza il vento. Sì, nulla di cui preoccuparsi. Tenete gli occhi aperti. Aspetta, che diavolo era? Sono certo che lo scopriremo. Non sembrava un animale. Mai detto che lo fosse. Ehi, c'è dell'acqua qui. Mi sa che è così che si prende la dissenteria. Supponiamo che sopravviva. No, ma che... C'è qualcosa sopra. Sì, lo so. State tranquilli. Oh, merda. Arriva un'eruzione di vento! Verso il forte! E dai! C'è un cancello! Ci si annoia mai con voi, ragazzi? Ultimamente no. Qui siamo al sicuro finché non passa l'eruzione di vento. Nessuno è allergico alla polvere, giusto? Che cos'è? Non ne ho idea.
Vediamo dove porta. Luccica. Che cos'è? Stai bene? Sì, ma sono ricoperto di questa merda. Beh, adesso luccichi, è una cosa buona. Qualsiasi cosa sia uscita da questo coso è andata di qua. Ehi, un attimo. C'è qualcosa lì dentro. Forza, apri. Non penso sia una buona idea, papà. Sì, neanche io. Oh. Oh, che schifo. Le sparizioni di cui parlava Jin. Forse li abbiamo trovati. Sembrano provviste. Se a quelli che catturano succede questo... Oddio. Katie, ehi, forza. La salveremo, ok? Dobbiamo trovare quella miniera. Andiamo. Altri bozzoli. Che cazzo sta succedendo qui? Qualsiasi cosa sia, non sono loro. Non ho mai visto nulla del genere. Marcus Fenix è stupito. Non è per niente un buon segno. Attenti, sopra di noi! Vi ho detto di stare calmi e continuare a muovervi. Quella cosa ci segue da quando siamo arrivati qui. Adesso la stanno. Cosa? Come? Sì, beh, buona idea. Quando scatta, eliminatela. Capito? Capito. Quella cosa, non posso crederci, l'ha ingoiato in un boccone. Va bene, basta. Se n'è andato. Ma non è morto. Prendono le persone per usarle. Sappiamo che ci vuole un po' di tempo. Quindi adesso cerchiamo mio padre. Ci serve. E se non riuscissimo a salvarlo? Allora dovremmo cavarcela da soli. Cazzo! Ok, ora che si fa? Andiamo dove lo portano.
E sarebbe? Dove stava portando anche noi, quel cimitero di locuste. Bene, andiamo a cercare quello che ha preso papà. Ragazzi, da questa parte! Stanno andando più in profondità nel forte. Allora anche noi. Oh, oddio! È un altro di quei bozzoli. Veloci come la merda, ecco cosa! Aiutami! Dai, cammina! E arrivano altri! Continuano a schivare! Sinistra! Li vedo! Il mio consiglio? Non toccate altri bozzoli. Là! Sono ovunque! Non ci credo. Mostri che acchiappano la gente, cose che sbucano da dei bozzoli. Nessuna idea di che cazzo succeda. Lieta di non essere la sola. Merda! Ehi, tutto bene? Penso di sì, ma qua sotto c'è un sacco di quella merda. Riesci a salire? No, venite pure giù, ma fate attenzione. Oh, cavolo, non stavi scherzando. Sta attento. Dobbiamo andarcene da qui. Quindi questi bozzoli sono incubatrici. Mettono dentro noi. Escono. Dobbiamo trovare mio padre e alla svelta. Oh, grande. Ci sono barriere di muco. Piano. Tagliamo il muco. Mi sa che ne ho un po' in bocca. No, di che sa? Di cosa credi che sappia? Fa schifo, probabilmente, no? Ha un odore terribile. Aspetta, cos'è stato? Laggiù è quello! Inseguiamolo! Oh no, altri di quei cosi maledetti.
Abbiamo finito? Via libera? Beh, penso di sì. Bene, ora è via libera. Da questa parte. Oh, merda! Ma che... maledizione! Wow. Penso che dovremmo ridefinire il nostro concetto di via libera. Datemi una mano! Quindi seguiamo questo Snatcher. E poi? Poi troviamo mio padre, Reina e tutti quelli che hanno acchiappato. Ok, ma se invece vuole proprio che lo seguiamo? Allora fa un grosso errore. Ehi, c'è una bolla di muco lassù. E cosa c'è dentro? Queste le prendo. Deve essere la radio di mio padre. È vicino. Verso quella stazione! Muoviamoci! Là! Qualcuno zittisca quel coso! Dannazione, sono un sacco! Veloci. Non finiscono mai. Va bene, finita. Andiamo alla stazione adesso. Allora, di chi era questo forte? Dei COG? I COG lo usavano come ospedale da campo. Il forte in sé viene prima di loro. Tipo dai tempi in cui c'erano re e stregoni. Re e... stregoni. Ehi, sto solo cercando di arricchirvi con un po' di contesto. Storico.
Vediamo a cosa serve questo. Che diavolo? JD? Cosa è successo? È potenziato! Depotenziamo? Prendili di fianco! Oh, ciao! Sono più intelligenti! Tu sono più intelligente di noi! Non di noi, ma di prima! E vai. Aiutami. Con questo sono finiti. Non mi piacciono quelli. Ma sono appena usciti da una buca di vermi. Ah, non credo, sembra una specie di nido. Andiamo attraverso quella porta. Ce ne sono ancora di più qui sopra. Tira giù un bozzolo. Direi che è l'ora di levarci dalle palle. Ehi, non parliamo di quello che è successo con quel nido? Voglio dire, che cavolo era quello? Sembrava si stessero trasformando.
intendi tipo evolversi. Ma non ci vuole un sacco di tempo. Beh, i piccoli di alcune specie di insetti possono diventare droni in qualche giorno o in poche ore. Quindi, larve e droni? Larve e droni di cosa? Lo scopriremo presto.